Questo bel signore biondo è Ottavio Fabbri, ma va bene, rampollo della grande dinastia degli editori, figlio di Dino Fabbri, ma soprattutto è l'uomo delle stelle, questo che ci incuriosisce moltissimo, ne vogliamo parlare? La ringrazio moltissimo. L'uomo alle stelle, insomma, un po' esagerato. Io sono un modestissimo pittore di stelle, questo è il mio tema che ho scelto fin da bambino. Io dopo papà e mamma ho detto telescopico. Bello, come mai? Non lo so, non l'ho ancora scoperto. Sì, l'ho scoperto dipingendo per questo grande amore per il cielo stellato. Quindi il mio raccontare, raccontarmi attraverso le stelle. Abbiamo visto le fotografie perché poi le si possono vedere su, nel tuo sito su internet ed è una cosa veramente meravigliosa. Ma questa passione da cosa viene? Anche perché lei è regista e fa moltissime cose, non è soltanto, anche lei ha molte anime. La ringrazio molto, ma insomma la cosa è molto semplice. Il cielo stellato mi affascina, penso che le future generazioni abbiano il diritto di vedere il cielo. E sto preparando anche una carta per l'UNESCO per i diritti del cielo, i diritti di essere visto e di emozionare. È vero, è una grossa emozione quando si vedono quelle fotografie. Sì, ma quello che io spero di trasmettere, una grande soddisfazione l'ho avuta da Buzz Aldrin, che è stato il primo uomo sulla Luna, anzi il secondo, insieme a Armstrong, la missione lunare Apollo 11, la prima missione lunare, che ha detto ho già visto i dipinti di Fabbri nello spazio. Per me questa è stata la più bella, soddisfazione ed emozione. Ma oltre che pittore, dicevamo, è un regista molto conosciuto perché da Banana Republic alla Febbre del Cinema, a Il Viaggio, Viaggio d'amore tratto dal Viaggio di Tonino Guerra, e i suoi film sono ben noti. Grazie, sì, non so se sono noti, comunque è un'esperienza che ho fatto con grande piacere. Io credo che uno debba esprimersi in tutti i modi in cui la sua anima, se così si può dire, lo richiede. Quindi questo è il mio modo di vedere la vita, di vedere l'arte e di avere considerazione e rispetto per chi vuole emozionarsi col mio lavoro. Ottavio Fabbri, Sì. lei ha le sue molte anime, che cosa farà da grande? Ma ci vogliono molti anni per diventare giovani, per cui da grande continuerò a fare quello che faccio adesso. Io credo molto nel puer eternus, nel bambino che si stupisce sempre delle cose che ha intorno e quindi di essere sempre nascente. A me piace nascere ogni giorno. E come diceva il ministro Giulio Orlando, l'uomo non ha ucciso il fanciullo. No, anzi, il fanciullo deve crescere e fare compagnia alle altre persone che condividono con lui quello che il Padre Eterno ci ha dato. Adesso facciamo una carrellata di domande velocissime. Allora, deve partire all'improvviso, con un quarto d'ora di preavviso, per una meta lontana e non sa se tornerà o meno. Deve portare soltanto una borsa a mano. Cosa ci metterebbe dentro? Ci metterei dentro un libro che ho scritto, un piccolo libro che si chiama La singolarità iniziale, che riguarda la teoria quantistica in generale, in modo molto modesto ovviamente, e una storia d'amore. E sul suo comodino cos'ha? Sul mio comodino ho una maschera per dormire bene la notte perché mi dà fastidio la luce, cioè pur dipingendo le stelle la notte voglio buio assoluto. E nel frigorifero? Frigorifero lo apro raramente perché c'è sempre qualcuno che si può occupare di me con grande gentilezza, per cui io non so cosa c'è nel frigorifero. Ottavio Fabbri, lei ha un sogno per il futuro? Sì, ho un sogno di poter dare il nome di una costellazione alle mie figlie, Ottavia e Dina.